L'Assemblea approva la variazione di bilancio e due atti di indirizzo. Delegazioni ricevute. Riunione della prima commissione. Il CAL sulla riforma delle ATC. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 29 luglio, ha approvato la variazione al bilancio 2014. L'Assemblea ha poi discusso e votato due atti di indirizzo. In primo piano. La conferenza dei capigruppo ha definito il calendario dei lavori delle commissioni per la prima settimana di agosto e si riunirà nei primi giorni di settembre per stabilire gli argomenti da trattare nella prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Con 39 voti favorevoli e 7 non votanti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale ha approvato il 29 luglio la variazione al bilancio di previsione 2014. Il provvedimento è stato illustrato in aula dai relatori di maggioranza Walter Otria, Partito Democratico, e di opposizione Davide Bono, Movimento 5 Stelle. La variazione prevede 779 milioni di euro in più di quanto iscritto nel bilancio di previsione per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato due atti di indirizzo. All'unanimità l'ordine del giorno, presentato da Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, che sollecita un intervento della Regione a favore dello stabilimento Vertec di Condove. A larga maggioranza la mozione, primo firmatario Domenico Rossi, Partito Democratico, che impegna la Giunta regionale ad aderire all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, sottoscrivendone l'atto costitutivo, lo statuto e la carta di intenti. Il 29 luglio sono state ricevute a Palazzo Lascaris dal vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, con numerosi consiglieri regionali e assessori, due delegazioni. La prima del Comitato Difesa Ferrovie Locali di Cuneo, che chiede la manutenzione della linea Cuneo-Nizza e il potenziamento della Torino-Cuneo-Ventimiglia. La seconda del sindacato intercategoriale COBAS per un sostegno al reddito dei disoccupati. In prima commissione bilancio e patrimonio, il vicepresidente della giunta regionale, Aldo Reschigna, ha spiegato la situazione del Palazzo Unico della Regione, un'opera di 42 piani che dovrebbe centrare l'obiettivo di far risparmiare l'ente regionale, che attualmente ha i suoi uffici sparsi in una quindicina di sedi, quasi tutte in locazione. Approvata anche la variazione di bilancio, poi approdata in aula nella seduta del 29 luglio. Sindaci e amministratori locali hanno affrontato il tema del riordino delle agenzie territoriali per la casa e al termine dell'incontro il Consiglio delle Autonomie Locali, presieduto da Bruna Sibille, ha dato parere favorevole al disegno di legge in materia. Alla determinazione finale è stata legata la relazione presentata dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.